Nel trentesimo anniversario della tragedia avvenuta il 29 maggio 1985, poco prima dell'inizio della finale della Coppa dei Campioni di Calcio tra Juventus e Liverpool, allo stadio Heysel di Bruxelles, in cui morirono 39 tifosi bianconeri, si è tenuto un quadrangolare in ricordo delle vittime. Grande partecipazione di alcuni club della Sicilia, primo tra tutti il Club Doc Heysel 1985 di Siracusa, Leonardo Bonucci di Agrigento, Alessandro Del Piero di Scicli e Club Doc di Trapani. Questa è la finale dei valori della vita, rappresentare le vittime che giustamente in una giornata di sport e di divertimento soprattutto volevano essere presenti e purtroppo è successo quello che non doveva succedere. Dare colpa a qualcuno non lo so, però è successo. Evitare violenze non solo dentro gli stadi ma soprattutto fuori, essere tutti appassionati di calcio e di sport, che è la cosa fondamentale. La manifestazione ha avuto inizio con un momento di raccoglimento in memoria delle vittime. A dare il calcio d'inizio, Paolo Lombardo. Parlo in tutte le località perché la 36 club sono divise in tutta la Sicilia a macchia di leopardo e quindi ogni anno farne una per ricordare, come ha detto bene il nostro presidente nazionale, per ricordare queste persone, questi tifosi che pure noi potevamo essere all'interno di questo gruppo. E fortunatamente non ci siamo, ma l'obiettivo è quello di seguire questa nostra squadra che è la signora Juventus e quindi andiamo e seguiamo e la seguiamo dappertutto. Al termine della manifestazione nella quale ha vinto lo sport, le parole di augurio espresse al telefono da Mariella Scirea, moglie dell'indimenticabile Gaetano, libero della Juventus. Grazie ancora per aver voluto organizzare una giornata di festa in ricordo dei nostri amici juventini che non ci sono più, e approfitto in questo momento di fare i complimenti a tutti coloro che hanno partecipato a questo quadrangolare. In modo particolare voglio ringraziare il presidente che ha, di Siracusa, che ha organizzato questa festa, perché noi per ricordare i nostri morti vogliamo ricordarli anche con la maglia dei colori bianco-neri, ma sotto forma di festa.